La partecipazione all'esperimento d'asta, in particolare per un immobile, non preclude la possibilità per l'acquirente di partecipare anche a più esperimenti d'asta che riguardino più immobili o esperimenti d'asta che al loro interno abbiano più lotti. Quindi la partecipazione all'esperimento d'asta può comportare anche la aggiudicazione di più lotti. Chiaramente dovrà essere depositato il deposito cauzionale relativamente ad ogni singola operazione.